Per 4 giorni Catania è diventata nuovamente capitale dei trailer grazie alla 10ª edizione del Trailers Film Fest diretto da Stefania Bianchi, l'unico festival in Italia e in Europa che premia i miglior trailer cinematografici della stagione e che ha fatto della promozione cinematografica la sua mission. Si chiude il sipario su questa 10ª edizione del Trailers Film Fest. Stefania, anche quest'ennesimo successo qui a Catania. Sì, anche il 10º anno di Trailers Film Fest è stato un successo, siamo contenti perché il festival è entrato proprio nel cuore dei catanesi, era questo quello che volevamo, tanti ragazzi all'università, più di 700 ragazzi iscritti e anche e soprattutto molta partecipazione di pubblico alle serate al Metropolitan. Trailer in concorso, film in anteprima nazionale, test screening, testing trailer, lezioni sui mestieri del cinema, workshop, incontri con i professionisti della promozione cinematografica e rassegne di trailer sono le principali attività del festival. Il festival fa parte del cartellone Etna Fest promosso dalla provincia regionale di Catania. Sono stata invitata dal Trailer Film Festival proprio per parlare ai ragazzi che cominciano a creare i loro contenuti per YouTube, quindi il mio ruolo qui è stato quello di spiegare esattamente l'evoluzione che ha avuto la piattaforma da una pura piattaforma, diciamo, di contenuto user generated fino a una piattaforma che può ospitare anche contenuti professionali. E questo è proprio il mio ruolo all'interno di YouTube, cioè stringere accordi con chi produce contenuti, fornirgli tecnologia che gli consente di proteggere il loro copyright, valorizzare il contenuto ma anche monetizzarlo per chi lo desidera, e questo lo possono fare anche i ragazzi che cominciano a, diciamo, produrre contenuto originale per YouTube. Ho dato ai ragazzi alcune, diciamo, 5 pillole per iniziare a crescere il loro traffico su YouTube, alcuni suggerimenti tra cui quello di utilizzare proprio tutti gli strumenti che YouTube mette a disposizione, quindi le iscrizioni al canale, incentivarle piuttosto che utilizzare quegli strumenti che possono anche incentivare, diciamo, il cross link tra un video e l'altro, che si chiamano annotazioni in gergo tecnico, e insomma con l'augurio che il prossimo anno vedremo anche l'implementazione da parte dei ragazzi stessi di questi lavori su YouTube. Marco Innocenti, il tuo lavoro? Siamo partiti da un'immagine assolutamente familiare, cioè l'elefante di Catania, perché questo festival è molto radicato in questa città, e abbiamo cercato di una soluzione originale per visualizzare questo elefante, quindi abbiamo accartocciato tutti i manifesti dei trailer che erano finalisti per il premio come miglior trailer e li abbiamo poi spalmati sull'elefante, cercando un effetto allegro, divertente, anche perché poi il cinema, insomma, deve essere comunque sempre ottimista, coinvolgente, insomma, ecco, un'immagine comunque che comunica un po' di passione, un po' di energia. Champignons sur la vie, mon amour c'est gratuit, pied à terre à la nuit, si mes nous ne platini, le je sont fait. Il compito di presentare uno spettacolo simile, che si parla di cinema, sicuramente non è facile. Poi il Trailers, che tra l'altro questo è il primo in Italia e in Europa dove vengono premiati i trailer cinematografici. La tua esperienza? Beh, devo dire che infatti sono stata subito catturata dall'idea di questo festival appena me l'hanno proposto, e da lì sono diventata l'affezionata e quindi la conduttrice storica di questa edizione. Sono almeno 5 anni, quindi la metà delle edizioni l'ho presentata io. Con grande piacere, perché devo dire che ho creduto subito in questa idea di fare un festival dedicato ai trailer. Poi il trailer è uno strumento utilissimo, potentissimo, perché già riesce in pochi secondi a darti l'idea di un film e spinge il pubblico in sala. Poi questo festival ha delle idee innovative come il pitch trailer, che era già molto usato in America. Io, avendo vissuto molto spesso in America, vedevo questo tipo di idee, ma qui in Italia non erano ancora state portate. Ci ha pensato il Trailer Film Fest, quindi le idee che prendono forma, e vediamo che questi giovani che realizzano
speech trailer, poi trovano anche finanziatori, coloro che sono poi adatti ad investire nella loro idea, quindi lo trovo straordinario. Leonardo Pieraccioni sul palco voleva questo contatto continuo col pubblico che c'è stato? Sì, ci è piaciuto molto perché lui non ha risparmiato certamente le sue battute, la sua verve incontenibile, a questo rapporto col pubblico riesce a creare proprio un'alchimia, qualcosa di speciale, un'elasticità mentale, veramente ci ha divertito molto, ci ha fatto fare una partenza esplosiva, quindi per una serata inaugurale. Ma l'altra cosa bella è che lui è venuto proprio per omaggiare la figura di Alberto Lardani, un grande trailer maker alla cui figura professionale quest'anno è dedicata alla 10ª edizione del Trailers Film Fest, quindi è voluto dare un ricordo di lui, di come hanno lavorato insieme, perché ha fatto la maggior parte dei suoi trailers. Invece Leonardo ricordava che il primo film, I Laureati, il trailer l'ha realizzato lui stesso. Come premi che sono stati scelti dalla giuria di qualità e come miglior trailer italiano di The Must Be The Place, come miglior trailer europeo e ora parliamo di Kevin, come miglior trailer award Super 8. Invece il miglior trailer scelto dal pubblico, cioè quello votato sia sul sito che durante il festival, è Quasi Amici, quindi siamo contenti delle scelte. C'è un nuovo progetto in programma, ce ne vuoi parlare? Sì, un nuovo progetto perché proprio da Catania partirà un documentario che si chiamerà prossimamente per la regia di Francesco Fessuccia e racconterà proprio la storia del cinema italiano raccontata attraverso i trailer. Quindi parte da Catania, Catania ci porta fortuna sempre e magari speriamo di presentarlo il prossimo anno all'11ª edizione del Trailer Film Fest. Due le location del festival, l'ex monastero dei Benedettini, sede dell'Università di Catania, dove si è svolta la sezione Trailers Lab, con i workshop, gli incontri sui mestieri del cinema, le rassegne di trailer, e il Metropolitan, dove si sono tenute le anteprime cinematografiche, le premiazioni e gli omaggi, come quello dedicato ad Alberto Lardani, uno dei più grandi trailer maker italiani, scomparso qualche anno fa con Tavola Rotonda su Lo stile di Alberto Lardani. Alla presenza, tra gli altri, anche del regista Leonardo Pieraccioni, di cui Lardani fu trailer maker. Perché mi guardi così? Che pensi? No, niente. Stavo pensando, ma se io e te ci si piacesse? Mm-hmm. Secondo te, quanto ci si metterebbe a darsi un bacio, a passare un fine settimana insieme? Cioè, io tra due giorni fo 40 anni e stavo pensando, a me questa donna mi piace parecchissimo. Davvero? Cioè, mi piacerebbe abbracciarla. Stavo pensando proprio così. Mi piacerebbe parecchio abbracciarla. Il Trailers Film Fest ha dedicato un omaggio ad Alberto Lardani, che tra l'altro tu hai lavorato con lui. Allora, prima di tutto questo festival è fantastico, ma c'è solo una pecca: gli si è rotto l'aria condizionata, per cui se mi vedete concio, come si dice in Toscana, e bagnato come il Pulcino Pio, è semplicemente per il fatto che lì dentro c'è tipo 54 gradi. Oltretutto, oltre ai gradi proprio che c'erano, c'era anche il calore dei ragazzi, e il calore del ricordo di Alberto Lardani, che era il trailerista che ha fatto quasi tutti i miei trailer, ed era, come raccontato oggi pomeriggio, una persona di grande entusiasmo ma anche di grande professionalità. La sua professionalità stava nel fatto che quando vedeva il film finito e montato riusciva a capire quali erano gli elementi di grande curiosità, gli agganci che avrebbe potuto tirare fuori da un'ora e mezzo, anche perché i trailer, si sta parlando di quelli
quelli televisivi che sono trailer da 30 secondi, ma ce ne sono anche quelli ancora più veloci, da 15 secondi se non addirittura da 5. Lui riusciva in quei 5, 15, 30 secondi a dare il meglio e soprattutto a far capire perfettamente di che cosa il film stava per raccontare. Quando a una donna gli parli di sesso, lei abbassa lo sguardo per vedere se è vero. Errore. Esto non è agriturismo, esto è, come dire, gasolar de noatri. Quando la natura chiama, che bisogna fare? L'uomo risponde. Oh, scusa. La facciamo schiattare d'invidia la spagnola. Ah, andiamo in scena. Senti, come hanno fatto a tirarti dalla tua campagna? Adesso sei diventato, stai guardando, più pigro da quando è nata Martina. Allora, io sono pigro, ho vinto dei campionati di pigrizia, ma non sono andato a ritirare il premio perché mi stava fatica, per cui questo te la dice lunga sulla mia pigrizia. E quando non faccio il film entro in un sarcofago e i miei amici dicono che io non abito a casa ma abito a Alcatraz, perché pensano che io abbia degli arresti domiciliari o sia addirittura a scontare qualche tipo di pena. La mia figliola mi ha impigrito ancora di più, perché è una gioia. Se prima era un piacere stare a casa, ora è una gioia totale. Laddove fino al 2000 ho fatto un film ogni anno, il che voleva dire finire la promozione e iniziare subito a scriverne un altro, adesso invece in quel sarcofago ci sto 12 mesi. Quando mi hanno invitato e ho saputo, insomma, dell'omaggio, sono sceso da la campagna molto, ma molto volentieri. Prima di tutto perché è un festival curioso, un festival che ha una sua contraddizione in sé, perché il festival dei trailer, i trailer sono la pubblicità, e questo è un festival che però non conosce nessuno, che non fa pubblicità. Evidentemente è un festival tecnico, è un festival per gli addetti ai lavori, però è un festival importante per quanto importanti sono i trailer. I trailer determinano, specialmente nella prima parte della tua carriera, dopo si sa quello che fai, ma nella prima parte, nel primo film addirittura, per quanto riguarda le commedie, è determinante, perché se ci sono dei codici dentro di grande curiosità, il pubblico può darsi che vada a vederlo. Se invece il trailer non accende quel pizzicorino, quel peperoncino che dovrebbe, probabilmente la gente sta a casa. Signori e signore, Gualtieri Mack ci aveva la grande Marilyn Monroe. È pericoloso. Abbastanza. Te a casa chi c'avevi? Adolf Hitler. Tu hai detto che comici e preti devono avere una vocazione, nascono così, i preti per Santa Trinità, e i comici? Beh, i comici è la santa bischeraggine che li illumina, sai, io vengo dal cabaret, quando ho otto persone, che è successo? Che c'è? Terminator dietro, perché stava guardando qualcuno dietro, ho detto ci stanno attaccando, c'è qualcuno che ci attacca alle spalle, voglio morire senza sapere chi ci ammazzerà, perché non mi voglio girare. Io vengo dal cabaret, io non posso andare alle riunioni di condominio, perché quando c'ho davanti, prendo la parola e c'ho davanti più di 10 persone, mi sento in dovere di dire, mi si passi il termine, delle puttanate. Per cui anche oggi vedi che volevo raccontare anche delle cose in maniera tecnica, poi c'era così il pubblico talmente divertito e divertente da parte mia che mi sono lasciato andare. Sin da piccolo ho caldeggiato questa parte molto allegra, sicuramente. All'asilo facevo le prime recite, sai tutto, sai, le prime recite le facevo all'asilo, rappresentando la natività. Anche a giugno. Bravo, facevo arrivare a giugno anche la natività di dicembre in ritardo, per cui rovesciavo la cattedra della maestra e quella era la grotta. E poi costringevo i due più magrolini della classe, perché almeno non si potevano difendere, a fare la Maria e Giuseppe. E mi è sempre piaciuto pensare alla parte sempre più grottesca delle situazioni e non a quella invece drammatica. Senti, hai iniziato, è vero che hai iniziato facendo l'imitazione? Ho iniziato facendo le imitazioni, ma io imitavo Beppe Grillo, imitavo Giancarlo Antognoni, che è un vecchio giocatore della Fiorentina, imitavo Bombolo, imitavo Aldo Fabrizi, ma ero tremendo, come tutti gli imitatori che fanno l'imitazione dell'imitatore. All'epoca c'era Sabani,
Io facevo le imitazioni, ero il discount di Gigi Sabani, perché facevo le imitazioni male di quelle che invece faceva bene Sabani. Chiudiamo con una bella imitazione? Chiudiamo con una bella imitazione, e questa è l'imitazione di una recente di Fiorito. Basta. Grazie. Che tanto non parlava, faceva.